Good afternoon, children. Prossimo esercizio, ascoltiamo e leggiamo. Avviamo la registrazione. Listening 21. Listen and read. This is my hero, Tristan the Brave. He's a famous knight. Has he got black hair? No, he hasn't. He's got curly red hair. Has he got blue eyes and freckles? Yes, he has. Bertie, look! It's Tristan the Brave! Molto bene. Number one. Questo è il mio eroe, Tristan, il coraggioso. Lui è un famoso cavaliere. Ha i capelli neri? No, non li ha. Lui ha i capelli ricci, rossi. Ha gli occhi blu e le lentiggini? Sì, li ha. Bertie, guarda, è Tristan, il coraggioso. Esercitatevi ascoltando più volte questa breve storia. Quindi passiamo all'esercizio numero 2. Exercise number 2. Listen and repeat. Listening 22. Listen and repeat. Guess my favorite. Has she got blonde hair? No, she hasn't. Has she got curly hair? Yes, she has. Serena. In questo esercizio dovevate indovinare chi è il personaggio preferito. Guess my favorite. Indovina chi è il mio preferito. Has she got blonde hair? Lei ha i capelli biondi? No, she hasn't. No, non li ha. Has she got curly hair? Ha i capelli ricci? Yes, she has. Sì, li ha. Serena. Il prossimo esercizio è un esercizio di listening. Dovete riconoscere le caratteristiche e disegnarle. Listening 23. Listen and put a tick. 1. It's a girl. 2. Has she got green eyes? No, she hasn't. She's got blue eyes. 3. Has she got glasses? No, she hasn't. 4. Has she got freckles? Yes, she has. 5. Has she got straight hair? No, she hasn't. She's got curly hair. 6. Has she got red hair? Yes, she has. Molto bene. Ripeto le caratteristiche perché dopo nel quadrato dovete disegnare questa bambina. It's a girl. She has got blue eyes. She has got no glasses. She has got freckles. She has got curly hair. She has got red hair. Completate disegnando bene questa bimba. Successivamente sotto provate a intervistare la mamma, il papà, un fratellino, scrivere le sue caratteristiche usando le forme verbali she has got e quindi disegnarla. Completato questo esercizio, we go to page number 52. Read
Bertie's Diary. Dear Diary. Caro diario. Tristan the Brave is my hero. Tristan il coraggioso è il mio eroe. He is a famous knight. Lui è un cavaliere famoso. He is from Treetop's Kingdom. Lui viene dal regno di Treetops. He hasn't got black hair. Lui non ha i capelli neri. He's got curly red hair and blue eyes. Lui ha i capelli rossi, ricci e ha gli occhi blu. He's got freckles. Lui ha le lentiggini. Me too. Anch'io. He is amazing. Lui è meraviglioso. P.S. I've got a new friend. It's Rachel. She is so cool. Ho un nuovo amico. Lei è Rachel. È così forte. Successivamente, nell'esercizio numero 2, exercise number 2, write. Dovete scrivere una paginetta di diario sul vostro eroe preferito. Potete aiutarvi col brano qui sopra o raccontare e descrivere attraverso le forme he has got, she has got, il vostro papà, il vostro eroe preferito, un personaggio che vi piace in modo particolare. A pagina 53 abbiamo una nuova canzone, il titolo Oh My Hair, Oh I miei capelli, parlerà proprio dell'aspetto fisico di questo ragazzo e di questa ragazza. Entrambi hanno delle caratteristiche che gli piacciono, I like, e delle caratteristiche che a loro proprio non piacciono. I like my eyes, I like my nose, I like my mouth, I even like my tiny little toes. Mi piacciono i miei occhi, mi piace il mio naso, mi piace la mia bocca, mi piace perfino le mie dita dei piedi. But it's my hair, my long straight hair. It's so not fair. I was born with this hair. Ma sono i miei lunghi capelli dritti. Non vanno bene. Io sono nata con questi capelli. A fianco il ragazzo canta così. I like my ears. I like my shape. I like my fingers. I even like the freckles on my face. Mi piacciono le mie orecchie, mi piace la mia figura, mi piacciono le mie dita delle mani, mi piacciono persino le lentiggini sulla mia faccia. But it's my hair, my curly curly hair, is not fair, I was born with this hair. Ma sono i miei capelli ricci ricci, non mi piacciono, io sono nato con questi capelli. Proviamo ad ascoltarle insieme. Mentre le ascoltate, seguite le parole sul testo. Listening 24. Sing. Oh my hair. My face, but my hair, my
curly, curly hair, it's so not fair. I was born with this hair, oh my hair. My curly, curly hair, it's so not fair. I was born with this hair. But it's my hair. Spero vi sia piaciuto questa nuova canzone. L'ultimo esercizio è lo scioglilingua. Vedete che ci sono due gemellini, Jake and Blake, the same face shape, the same face shape. E provate a ripeterlo, ok? Ricordo a chi non li avesse fatti, potete consolidare i nuovi vocaboli e le nuove forme. Completando gli esercizi a pagina 96 e 97. Esercitatevi ancora una volta con il verbo ausiliare I have got. Ricordate che cambia nella terza persona singolare e che quando fate una domanda potete rispondere con una risposta breve. Have you got any brother or sisters? Yes, I have. No, I haven't. Nelle domande si cambia l'ordine delle parole. You have got three sisters? Have you got three sisters? Ok, molta attenzione alla terza persona singolare. She, he, it, has got. Buon lavoro, arrivederci.